Salve, sono Norma, titolare del ristorante Pizzeria Tre Colombe. Oggi vi proponiamo un nostro piatto. Scottata di tonno al sesamo accompagnata da marmellata di cipolla di Tropea. Ecco gli ingredienti: tonno pinne gialle, sesamo, marmellata di cipolla di Tropea. Iniziamo la nostra preparazione. Ecco a voi, bellissima da vedere e buonissima da gustare. Se volete gustare portando a tavola una buona pasta fresca, venite a trovare Beppe e Monica nei seguenti mercati: a Lanzo il martedì, a San Maurizio Canavese e Nole il mercoledì, a Fiano e Pianezza il giovedì, a Cirié il venerdì, a Venaria e a Ceretta il sabato. Ciao, sono Giuseppe, la passione e l'eccellenza è quello che ci distingue nel vendere la pasta e nel produrla, e vi invito tutti a venire a acquistare e a provare i nostri prodotti. Ciao! Se hai una storia da raccontare, l'associazione Canto per Passione ti dedica una parte del suo spazio televisivo, dove potrai raccontare con la tua voce, detta anche melodia, una gioia, un dolore o una speranza, in modo che le tue parole arrivino al cuore di chi ti ascolta. Chiamaci o scrivici, aspettiamo anche te. Cari amici, ben ritrovati a C'è Posto per Te. Anche oggi abbiamo un ospite che ci racconterà qualcosa della propria vita. Si chiama Maurizio e viene da Robassomero, in provincia di Torino. Ci racconterà qualcosa delle sue esperienze e soprattutto ci presenterà il suo primo inedito, che si intitola Muoviti Così. Ciao Maurizio, vuoi parlarci, iniziare questa nostra chiacchierata raccontandoci un po' di un incidente che ti è occorso e che probabilmente ha cambiato un po' la tua vita? Volentieri. Tra circa 2 mesi faccio il mio 25esimo anniversario del mio incidente. È successo esattamente il 15 luglio 89. Avevo 18 anni. Nel fior fiore della bellezza, della vita, certo, di un giovane. Una sera, quel maledetto sabato sera, siamo andati, io e dei miei amici, stavamo andando su a San Vincent, una giornata diversa dalle altre, dagli altri sabato sera. Mentre eravamo in macchina, un mio amico ha perso il controllo dell'automobile e abbiamo fatto un volo di circa 40 metri di altezza. Dal ponte di Ivrea siamo arrivati al paese sotto, che si chiama Scarmagno, e mi sono ritrovato in ospedale. Sono entrato in coma. E da lì è cambiata totalmente la mia vita, totalmente. Immaginate di un computer quando non funziona bene, devi resettarlo, devi formattarlo. La stessa cosa ho fatto io. Mi sono resettato psicologicamente, mentalmente, e mi sono detto: sono così, devo vivere così. E imparare a fare tutto. Certo. Io da questo incidente ho riportato, oltre all'amputazione del braccio sinistro, altre fratture nel corpo, tra
cui alcune vertebre, il femore, eccetera, eccetera. Ma ormai sono talmente abituato a fare tutto con un braccio solo che se dovessi venire giù la fattina magica con la bacchetta a dirmi ti faccio crescere il braccio, io la bloccherei, direi no, va bene così, sistemami la schiena, solo questo. Un giorno l'infermiera mi disse: Maurizio, da oggi ti portiamo in corsia. Ma non riuscivo a capire cosa dov'ero e cosa mi era successo, al che ero coperto fino al collo dal lenzuolo, però vedevo che avevo un male pazzesco, ma tanto male, tanto male. E vedevo che se io alzavo il braccio destro dentro la lenzuola, le lenzuola scendevano giù. Col braccio sinistro facevo lo stesso movimento, ma non capitava niente. L'ho fatto 2 o 3 volte, al che cosa ho fatto? Ho fatto che togliermi il lenzuolo dal collo per toglierlo e mi sono visto senza il braccio fasciato. E la mia reazione è stata proprio questa: ah, mi manca un braccio, ma cosa vuoi che sia? La vita continua lo stesso. Quando ho rivisto i miei genitori, i miei fratelli, l'emozione è stata talmente forte che giustamente mi sono messo a piangere. Lì ho capito realmente che cosa mi era successo. Sì, forse è stato magari rivedere negli occhi dei tuoi genitori il dispiacere, quello è stato capire tu che da solo stavi trovando la forza per accettarlo. Bravissima. Però ti sei visto. Perfetto. Hai visto gli occhi di tua mamma, di tuo papà, credo, dei tuoi fratelli. E è stato un pianto. Un crollo. Un pianto di tutti quanti. È comprensibile. Ho pianto tanto, ma proprio tanto. Quindi piangere aiuta tanto e non c'è vergogna di piangere nella vita. E cerco sempre di dimostrare agli altri che la vita è un dono importante. Abbiamo questa, la vita, è importantissima. Quindi tu l'hai già detto della tua famiglia, che ti è naturalmente stata vicino tantissimo, oltre alla tua forza che non è indifferente. Ma sai, l'aiuto della famiglia è sempre indispensabile. Certo. Fortunatamente siamo una famiglia molto unita e ci vogliamo tutti molto bene, ma alla fine ho la persona più importante della mia vita. Certo. Mia moglie è una persona, non perché mia moglie, ma è straordinaria. Mi è sempre stata vicino da quando ci siamo messi insieme. Non mi fa pesare minimamente il mio problema. A volte mi dice delle cose che io rimango e dico: ma scusa, come faccio a farle che... Per lei è così, sì, naturale. Per me è come se io avessi 2 braccia per mia moglie, e non c'è cosa più bella, credimi. Quanti figli hai? Ho 2 figli stupendi, uno Edoardo che tra poco fa 11 anni e Anna che ne ha fatti 7. La cosa bella dei miei figli è che ho sempre cercato di dare la forza ai miei figli vedendomi in queste condizioni. E quindi sei un supereroe. Ma guarda, non è essere un supereroe, però per loro. Per loro sì, per loro forse sì, è vero. Però cerco sempre di dimostrare ai miei figli che nella vita, anche se dovesse mai succedere qualcosa, bisogna sempre reagire, sempre, in qualsiasi cosa possa capitare. Puoi parlarci, perché hai detto prima che sei stato in coma e sei uscito da questo coma grazie alla musica? Esatto. Un giorno mia mamma aveva portato in ospedale un'audiocassetta, la diede all'infermiera, va a sapere, giorno dopo giorno ho riaperto gli occhi e mi sono svegliato grazie alla musica. Questo grande artista è Eros Ramazzotti. Che sensazione ha avuto lui sapendo che ti ha aiutato? La prima volta che ci siamo incontrati è capitato al forum di Assago. Ci siamo incontrati nel suo camerino, mi ha stretto come un fratello, ma così forte,
mi ha fatto sentire dentro un'energia pazzesca. Sono stato a San Siro come ospite d'onore. E quindi qui ti devo chiedere della tua passione per la musica, perché la musica mi sembra di capire che è stata ed è tuttora importantissima nella tua vita. Esatto, mi piace molto cantare. Io quando sento una canzone, prima di cantarla magari in pubblico, cerco di farla mia. Ho avuto la fortuna di incontrare Luigi Nogara. Ricordo un anno e mezzo fa ci siamo incontrati e mi diede una canzone sua inedita e mi disse: quando sei pronto la incidiamo. E di cosa parla questa canzone? Si intitola, intanto ripetiamo. Allora, la canzone si intitola Muoviti Così. E la canzone parla della storia di una donna, che l'amore di questa persona qua, che prova nei confronti di questa donna, e del loro rapporto sentimentale, amoroso, e lui racconta delle emozioni che sente per se stesso. Di questa canzone so che hai realizzato collaborazione di Luigi, appunto, un video. Esatto, Luigi mi ha fatto questo video musicale dove ha avuto la collaborazione, se posso dire così, della mia famiglia, dove si vede mia moglie e anche i miei figli in casa, che stiamo assieme, che giochiamo. I momenti della vostra vita. I momenti della nostra vita, esattamente. E si sente la tua bellissima voce in sottofondo. È finita la nostra chiacchierata, però ti voglio chiedere se hai un sogno che ti viene in mente la mattina, quando ti svegli, quando apri, mettiamo un'ipotetica finestra sul mondo, un sogno per te. Anche un sogno realizzabile, ma è un sogno. Sì, mi piacerebbe che tutte le persone tornano ad avere il sorriso. Abbiamo ascoltato, amici, questa bella storia di Maurizio, della sua grande forza di volontà nonostante la vita gli sia stata avversa, della sua grande passione per la musica. Vi do appuntamento ad un'altra puntata di C'è Posto per Te, per ascoltare un'altra storia di passione. Arrivederci. Took me some time to realize it.